Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste d'Arte. Quest'oggi siamo collegati con la dottoressa Anna Alberghina, che è una dei curatori della mostra Il mito dell'arte africana del Novecento, da Picasso a Man Ray, da Calder a Basquiat a Matisse, che è in programma fino al 30 di luglio al magazzino 26 nella sala Asbisà. Intanto, dottoressa, grazie per essere collegata con noi. Grazie a voi. Noi visiteremo la mostra in maniera un po' inconsueta rispetto a quanto facciamo usualmente, nel senso che vedremo le immagini, ma per tutta una serie di ragioni siamo appunto collegati con la dottoressa Alberghina. Intanto la mostra ha, come posso dire, non so se è d'accordo con me, dottoressa, ha più livelli di lettura. Nel senso, c'è quello principale che vuole mettere in contrapposizione l'arte africana, la cultura africana e, se vogliamo, anche una certa iconografia africana con alcuni autori del Novecento che più o meno dichiaratamente ad essa si sono ispirati. Ma è anche vero che la mostra potrebbe essere vista anche, diciamo, esclusivamente come una mostra di arte africana. Sì, sono d'accordo con lei. Noi abbiamo cercato di creare una vera e propria immersione nel mondo africano, questo continente un po' misterioso, un po' sconosciuto, che è sempre stato considerato una terra inaccessibile, popolata da selvaggi, bestie feroci, afflitta da un clima malsano e controllato da forze magiche. E quindi proprio questo suo alone di mistero ha contribuito senz'altro ad alimentarne il fascino e nei secoli ha attirato avventurieri, esploratori e oggi anche molti visitatori. Quindi la mostra va vista come una specie di sintesi di diverse mostre. In primis la nostra collezione di arte africana, abbiamo portato al magazzino 26 circa 130 opere di nostra proprietà, che sono maschere, sculture, figure di fertilità, di maternità, figure di antenato, sculture funerarie. E le abbiamo affiancate, grazie ovviamente all'aiuto del professor Vincenzo Sanfo, con delle opere di arte moderna e arte contemporanea. Beh, è certo, non è facile forse per il grande pubblico che comprendere che cos'è l'arte africana. Anche perché molto spesso noi siamo un po' condizionati dalla visione dell'artigianato, degli oggetti che possiamo trovare nei mercatini delle pulci. Qui siamo molto molto lontani da tutto questo. Tutti gli oggetti esposti in mostra sono stati utilizzati nei riti, proprio perché in Africa l'oggetto non è mai fine a se stesso, non è mai l'arte per l'arte, ma è sempre finalizzato ai rituali. I rituali che sono centrati sul discorso religioso, sul discorso animista, quindi sul mantenere vivo il legame tra il mondo dei viventi e il mondo degli spiriti. È impressionante notare quanto appunto inconsciamente o consciamente, effettivamente, alcuni autori a quel tipo di arte si sono ispirati, ma anche vorrei dire quanto fondamentalmente ormai questo tipo di arte permea parecchio della, come posso dire, della nostra iconografia, insomma, no? Se vogliamo, ne discutevamo l'altro giorno quando ci siamo visti, ci sono dei premi che ricordano appunto l'arte africana, cioè non è qualche cosa che per tutta una serie di ragioni sembra nostra, sembra appartenerci. Ah, non c'è dubbio che sembri appartenerci, anche perché dal punto di vista iconografico, estetico, l'arte africana ha avuto e continua ad avere un impatto fortissimo. Immaginiamo, se possiamo immaginare, che queste popolazioni non hanno una vera e propria cultura scritta, come possiamo intenderla noi, ma sono culture che si fondano sulla tradizione orale. Quindi gli oggetti sono la loro storia, scrivono la loro storia, le loro tradizioni attraverso gli oggetti. E poi la cosa
importante da ricordare è che in Africa linguaggio estetico, pensiero religioso e struttura sociale sono legati in una unità inscindibile, che è l'elemento caratterizzante la cultura tribale. Quindi non c'è da meravigliarsi se maschere, che tra l'altro sono estremamente diverse tra di loro per morfologia, alcune sono quasi ritrattistiche, altre invece sono estremamente geometriche, abbiano sconvolto, ispirato e continuino a ispirare artisti di tutto il mondo. Le opere d'arte africana che noi vediamo esposte nella mostra, devo dire la verità, la sala è stata riconsiderata anche per la mostra e mi piacciono tantissimo i colori che sono stati scelti per le pareti allestite per l'esposizione, ma volevo chiedere queste appunto gli oggetti che sono esposti appartengono a varie epoche? Appartengono a varie epoche. Innanzitutto, questo è un altro concetto difficile da spiegare, ma in Africa, a causa del clima molto umido, a causa della presenza di termiti, tarli, la scultura lignea, che è uno dei principali, diciamo il principale rappresentante dell'arte africana, perché l'arte africana poi ovviamente si declina anche con altre materie, sì. Abbiamo tutte le terrecote di scavo, i bronzi del Benin, abbiamo gli avori, però noi abbiamo scelto di esporre soprattutto scultura lignea. Ora è chiaro che in climi del genere, con la presenza degli xilofagi, gli oggetti non hanno vita lunga. Ho capito. Oltretutto ricordiamoci che gli oggetti vengono usati nei riti, quindi una volta che sono rotti, consumati, rovinati, la gente li butta via, ne fa degli altri nuovi, cioè non hanno il concetto che abbiamo noi di antiquariato. Quindi tutti gli oggetti che abbiamo esposto in mostra appartengono alla fine dell'Ottocento, prima metà del Novecento. Questo okay. Possiamo dirlo con ragionevole certezza sulla maggior parte di essi, perché li abbiamo datati con il metodo della spettroscopia infrarossi presso il Museo di Arte e Scienze di Milano. Ma quello che dobbiamo comprendere è che mentre noi in Italia siamo abituati a parlare di mobili del 500, del 600, del 700, in Africa è rarissimo trovare dei pezzi lignei che datino di periodi antecedenti, quindi parlare di primi del Novecento, fine Ottocento, primi del Novecento è già un traguardo straordinario, anche perché questi riti, seppur ancora vissuti, presenti presso molte etnie, però si sono chiaramente affievoliti negli ultimi decenni. Certo. Quindi poter datare un oggetto prima metà del Novecento vuol dire che è sicuramente, tra virgolette, autentico, cioè sicuramente è stato utilizzato nei riti. Sa perché le ho fatto questa domanda? Ho fatto questa domanda perché c'è un film della Disney che si chiama Inside Out e ad un certo punto c'è un passaggio molto bello, durerà sì e no una ventina di secondi, e ti racconta il passaggio dall'arte figurativa all'arte astratta, no? Sono pochissimi secondi in cui una figura viene scomposta e diventa un quadro di Picasso, per dire la verità. Mi pare che se noi mettessimo insieme appunto tutte le opere che sono esposte in un'unica sequenza, molto probabilmente partiremo appunto da immagini, da statue che possono addirittura ricordare, non so, certi esempi di arte persino etrusca, se vogliamo, fino ad arrivare alla rarefazione, chiamiamola così, di Giacometti. È un po' paradossale, però avendo la possibilità di cogliere queste trasformazioni, di cogliere anche le consonanze ed eventualmente anche le dissonanze, si può fare un discorso di questo genere. No, non c'è dubbio, ma questa, secondo il mio modesto parere, è un'esigenza degli occidentali, cioè siamo noi che dobbiamo sempre creare dei legami tra la religione voodoo e la religione induista, vedere l'Olimpo greco oppure vedere la nostra arte trasferita in questi volti o viceversa. Questo sicuramente è vero, perché poi c'è un legame inscindibile nel fluire del pensiero umano e anche nella creatività dell'uomo. Certamente gli africani
non sapevano chi fosse Picasso, non sapevano chi fosse Giacometti e quando hanno scolpito le loro maschere, le loro figure, si sono ispirati esclusivamente alla loro creatività innata. Tra l'altro, una delle immagini più significative e uno anche dei claim della mostra, proprio per spiegare meglio di che cosa stiamo parlando, mette in contrapposizione proprio le immagini tratte dalle Damoiselle d'Avignon di Picasso, appunto con le statue africane che possono averlo ispirato. Io avevo visto a Londra una mostra alla National Gallery, era una mostra ospite, in cui si raccontava come, per esempio, molto più di quanto lui stesso fosse disposto ad ammettere, di come Picasso si fosse lasciato influenzare anche dall'arte classica e si vedevano appunto, per esempio, i vari passaggi di questa, come posso dire, dell'appropriazione da parte di Picasso di determinati modelli e della trasformazione di quei modelli classici in modelli assolutamente alla Picasso. Qui abbiamo fondamentalmente appunto la possibilità di fare lo stesso discorso, oltretutto vedendo delle stampe, vedendo delle opere, non soltanto di Picasso, va detto, perché vabbè, Picasso è sempre il nome che funziona, no? Diciamo la verità, attira sempre, però non era l'unico. No, beh, certamente non era l'unico e questo è stato, diciamo, lo scopo della mostra è proprio quello di far vedere il legame. Abbiamo infatti, dopo aver pensato a lungo, abbiamo deciso di mescolare le due cose, di non creare due mostre separate, ma di associare, per esempio, le opere di Calder con alcune maschere, Picasso, le sue sculture, eccetera, eccetera. Quindi quello che vogliamo, il messaggio che vogliamo diffondere è proprio quello di far vedere le analogie, analogie formali, puramente Puramente, estetiche. sì, puramente formale. Il professor Josefi, fra l'altro, diceva, quando parlava di Mondrian, diceva Mondrian si è ispirato, soprattutto per i quadri geometrici, agli interni delle abitazioni giapponesi. Non abbiamo prova che Mondrian fosse stato in Giappone né che avesse tratto appunto ispirazione da quei modelli, però nel momento stesso in cui riusciamo a individuare delle tracce comuni, siamo autorizzati anche a pensare e ad affermare una cosa del genere. E quindi anche in questo caso sono assonanze formali che, fra l'altro, però il professor Sanfo, che è uno degli altri curatori, l'altro è, lo ricordiamo, Bruno Albertino, il professor Sanfo sostiene che in determinati ambienti della cultura, soprattutto francese, perché ricordiamoci anche il periodo, c'erano ancora le colonie, eccetera, potremmo essere certi di individuare un incontro fra Picasso ed altri esponenti suoi coevi e l'arte africana. Di questo siamo assolutamente certi. Poi dopo, come l'ispirazione, voglio dire, si crea, un altro discorso. Sì, vedo che dietro di lei molto opportunamente affiancata l'immagine dell'opera di Picasso con una maschera a ciocque dell'Angola che raffigura un volto femminile, il volto dell'antenata mitica, o meglio della donna idealizzata, in questo caso una donna che ha chiaramente le fattezze di una persona anziana, e c'è un'analogia formale che fa Sì, riflettere. sì, sì, sì. Sicuramente giustifica questo accostamento. Tra l'altro, dottoressa, come dire, in alcune opere che sono esposte, come dire, vabbè, diciamola tanto, insomma, è palese che alcune di esse sono, come dire, raffigurano proprio la donna e l'uomo, diciamola, insomma, con tutti i suoi attributi ben in vista, ecco, insomma, sappiamo che in alcuni casi, appunto, determinati oggetti avevano anche questo scopo. Allora, innanzitutto noi abbiamo una visione, diciamo l'influenza delle religioni ci ha un po' condizionati nel vedere nel corpo umano qualcosa di peccaminoso, cosa che Non è. assolutamente non è nel continente africano. Quindi non c'è dubbio che nella statuaria africana
l'individuo venga rappresentato con tutti i suoi attributi bene in vista. Addirittura molte volte c'è una gerarchizzazione delle proporzioni, quindi abbiamo una testa molto grande con un corpo piccolo e dei genitali evidenti, anche perché sono l'elemento cruciale per la continuità del lignaggio. Quindi abbiamo figure femminili che sono sempre, nella prima sezione abbiamo proprio una raccolta di figure femminili che inneggiano alla fertilità e successivamente alla maternità, quindi donne gravide con seni evidenti. E poi chiaramente l'aspetto della virilità non è secondario, quindi non c'è dubbio che i corpi umani vengano rappresentati nella loro interezza, senza pudore. Senta, dottoressa, una parte anche consistente della mostra è rappresentata anche da alcune fotografie che lei ha realizzato e che catturano quell'altro aspetto dell'Africa che molte delle persone, se non quasi tutte le persone che l'hanno visitata, tendono a sottolineare, cioè i colori. Sì, certamente i colori credo che siano l'elemento che colpisce in primis. In realtà il mio lavoro fotografico è un lavoro di tipo etnografico. Io da moltissimi anni viaggio in Africa alla ricerca di popolazioni che abbiano conservato gli usi ancestrali e le tradizioni del loro gruppo di appartenenze. Quindi sì, abbiamo deciso di esporre alcune fotografie di tipo etnografico, quindi fondamentalmente ritratti di alcune donne in particolare, che ho fotografato nei paesi più difficilmente raggiungibili, quali nei territori più che paesi. I paesi in sé si raggiungono, il problema è arrivare dove ancora esistono delle etnie che siano state, diciamo, tra virgolette, molto tra virgolette, quasi incontaminate. Quindi Angola, Costa d'Avorio, nord del Kenya, Lago Turkana, insomma Etiopia, proprio perché quello che tra l'altro noi ritroviamo nelle sculture è quello che rivediamo nella realtà, cioè l'attenzione alla decorazione corporea, che è la cosa che più mi affascina nel mio lavoro fotografico, quindi tatuaggi, scarificazioni, acconciature, gioielli che io ho visto in vivo, li ritrovo nelle maschere. Ho capito, sì. Quindi allora c'è un'ulteriore chiave di lettura della mostra, ecco, insomma, cercare di cogliere negli oggetti esposti anche quello che si può trovare anche nelle immagini da lei scattate. È un terzo aspetto, insomma. Sì, è un terzo aspetto, ovviamente non è l'elemento dominante, è solo un piccolo richiamo, però questo per riportare le persone ai tempi nostri, alla realtà, cioè l'Africa non è un continente che si è completamente globalizzato, grazie al cielo, cioè esistono ancora delle tradizioni, degli usi e un enorme patrimonio culturale che è assolutamente misconosciuto. Quindi questo per calare, diciamo, nella vita di oggi quella che è la scultura, che è ancora presente nel mondo africano. Allora, se posso chiederle, la vostra collezione, in quanto tempo l'avete assemblata, insomma, o anche, so che è una domanda un po' strana, come avete deciso di metterla su? Ma allora, intanto questa cosa affonda le radici nella nostra gioventù. Noi abbiamo iniziato a viaggiare appena abbiamo potuto, diciamo, disporre di un minimo stipendio, e quindi viaggiando abbiamo incontrato culture. Il nostro interesse è sempre stato rivolto a questo, all'incontro con le culture, questo peraltro in tutto il mondo. Girando e visitando questi paesi è venuto spontaneo acquisire i primi oggetti e poi affinare le nostre conoscenze, quindi con moltissime letture, moltissimi confronti, fino a quando abbiamo cominciato a collezionare sul serio. Quindi abbiamo cominciato ad acquisire oggetti non soltanto sul terreno, anche perché sul terreno è sempre più difficile trovare oggetti tra Certo. virgolette autentici, e quindi molti oggetti sono stati acquisiti successivamente nel corso di alcuni decenni, presso gallerie, in vari paesi europei, insomma in vari paesi di tutto il mondo. Abbiamo in realtà selezionato, come credo in tutte le collezioni, cioè le collezioni crescono, si muovono e si modificano, cioè le prime cose sono dei ricordi di viaggio e possono essere così, alcuni di essi possono essere tenuti per affezione, poi piano piano, conoscendo meglio, affinandosi sulle patine, sui tipi di legno che vengono usati, sugli stili, sulla purezza degli stili, abbiamo cominciato a fare degli acquisti più seri e anche
economicamente più onerosi. Ecco, questo è importante sottolineare, cioè l'oggetto africano non è un oggetto, come ripeto, da bancarella, ma è un oggetto che ha un suo mercato nel mondo dell'arte di tenore piuttosto elevato. Certo, la nicchia dei collezionisti è molto ristretta rispetto alle altre forme o agli altri campi dell'arte. Le faccio ancora una domanda. Secondo lei l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del continente africano e da turisti, diciamo così, e anche quando non ragioniamo, diciamo, in termini da turisti, dove sbagliamo? Qual è l'errore che noi facciamo quando pensiamo all'Africa? Ma allora, la prima cosa che mi viene in mente è che tutti pensano, la maggior parte delle persone pensano che l'Africa sia un continente che ha soltanto carestie, emergenze umanitarie, disgrazie varie, malattie. Quindi la gente fondamentalmente ha timore dell'Africa. Se ci va, per lo più va per fare una bella vacanza sulle coste del Kenya o della Tanzania, oppure per fare un bel safari e quindi vedere quello che è l'aspetto, diciamo, del Re Leone, la cosa più bella che ci emoziona, il Serengeti, il Masai Mara, le migrazioni, gli animali, questo è meraviglioso. Però quello che la gente normalmente non fa, beh, questo d'altra parte non è pensabile per un turismo di massa, è l'approccio con le culture africane. Certo. Insomma, tanto per dirla, noi arriviamo di lì, l'Africa sembra che abbia visto i primi passi dei nostri antenati, e questo non vuol dire che sia una terra di selvaggi. Tutte queste popolazioni conservano un patrimonio culturale di cui per lo più purtroppo noi siamo all'oscuro. Dottoressa, grazie per essere stata con noi. Vi ricordo che la mostra Il mito dell'arte africana nel Novecento, da Picasso a Man Ray, da Caldera a Basquiat, Matisse, rimane aperta in Sala Sbisà del magazzino 26 fino al 30 di luglio. Io ringrazio ancora la dottoressa Anna Alberghina per essere stata con noi e ancora buon lavoro. A voi, grazie. Chiudiamo questa puntata di Trieste d'Arte, ci vediamo venerdì prossimo, come sempre alle 18:30. Arrivederci.